bello il campeggio, eh. C'è la tipa col monopattino che ci porta alla piazzola. Troppo forte. Aspetta, perché qua, ragazzi, è un po' tutto non stretto. Non è che abbiamo il monopattino, però. Dov'è che andate? Lì, lì. Noi dobbiamo scaricare, però, cazzo. Guardate che chicca, esco dal camper e c'ho qua il lavandino per lavare i piatti, ragazzi, incredibile. Però noi dovevamo scaricare e caricare. Non so. Vabbè, adesso vediamo. Ragazzi, guardate, siamo appena usciti dal campeggio, guardate cosa c'è. Però questo qua dovrebbe essere il fiume. Dovrei andare lì a assaggiarlo. Dopo guardo bene sulla cartina. Che storia! Arrivano i cavalli. Playa del Regaton. Questa sera. Ma probabilmente mare, non lo so, che fa un'insenatura. Ma non vedi che c'è lì, c'è l'Aredo? Facciamo la pappa, ragazzi, che qua Non si mangia, cioè, si mangia continuamente. Abbiamo mangiato due pirlatine qua. Vedi la birra. Acciughe col burro. Le acciughe col burro, buone. Le acciughe a Cantabria. Ah no, aspetta che ho chiuso, Anto, non è che mi fido, lascia tutto aperto. Comunque, quello lì che è stato prima è il fiume, vedete? La spiaggiona qua. E per andare alla Playa Vera, che è di qua, dobbiamo fare 2 chilometri, 1,5 chilometri, 2 a piedi. Avete visto com'è il mare, il fiume? Qui c'è scritto Rio de Treto. Oggi mangiamo pasta al pomodoro, sì. Giusto, Micio? Sì. Niente di speciale. Cosa fai, Biotta? Oh, Antonella, esatto, è Biotta. Non ho capito, eh. Meno male che non l'ho ripresa, perché sennò. Va bene. All'alba delle 5, che ore sono? 5:20.
l'alba delle 5:20, proviamo ad andare a fare un giro all'Aredo, se non prendiamo l'acqua. Se la prendiamo, amo. Vediamo un po', dai. Guardate che carine queste villette a schiera qua. Belle. Allora, siamo alla Playa La Salve. Andiamo a vedere com'è. Ma che bei fiori, Anto. Che belli, guarda. Che belli. Questi sono come questi, non so cosa sono. Sono tipo quelli che ho io sul balcone. Bellissimi, ma questi sono grandi 10 volte tanto. Che belli. Eccoci sulla playa. Cioè, non so se vi rendete conto, ma è gigantesca. Non so se nel video rende, non so quanto possa essere lunga. E finisce là in fondo, là fa la curva e finisce là. È bellissimo. Pazzesco. Adesso c'è la bassa marea, vedete il segno. Porca miseria. Ok, la spiaggia è uno spettacolo. Peccato che il tempo non è bello, ma il paese non ho capito. Allora, adesso, fino adesso io ho visto solo grattacieli, una fila di grattacieli, cioè di case poi anche orribili. Andiamo a vedere se c'è qualcosa di carino nel paese. Abbiamo visto su Google che c'è il Pueblo Viejo, però è 2 chilometri, dunque adesso torniamo verso il campeggio, perché è già 1,5 chilometri, 2 chilometri. Abbiamo fatto andata, adesso c'è altri 2 da fare al ritorno e domani, se sperando che ci sia un po' di sole, andremo a visitare il Puerto Viejo, no, il Pueblo Viejo. Pueblo Viejo. 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 Vale? Vale. Vale, Anto. Vale. Ragazzi, questo è il nome del campeggio, Camping Playa del Regaton. Molto bello, ve lo consiglio. Sì. Buongiorno ragazzi, allora siamo qua all'Aredo, però anche oggi il tempo non promette bene, per un po' di giorni mi sa che è brutto. Siamo stati fortunati i primi 15 giorni, adesso poi non si capisce, è bello, è brutto, cioè nuvolo, poi un po' no, però ci sono 18 gradi, non mi sembra il caso di andare in spiaggia. Antonella adesso è andata a fare la lavatrice. Io provo ad andare a bere il caffè qua al bar del campeggio, vediamo se è bevibile. Vediamo un po' dove è finita la ragazza. No, la roba è lì, ma se è vuota questa bu. Non so se ve l'ho fatto vedere. Qua c'è il supermercato, la reception, vabbè, supermercatino, qua c'è il bar che mi sa che è chiuso, non dirmi che è chiuso. No, non ci credo, il bar apre alle 3, niente caffè, vabbè, vado a farmelo sul camper. Che okay. Se magna all'alba alle 12:38? Risotto hai fatto? Sì, ho fatto un risottino. Come? Con riso. E poi ci metto un po' la mantichera per i formaggi. Comunque ragazzi, ci siamo bruciati la mattina per fare la lavatrice. La lavatrice, sì. Tra asciugatura, tra essiccadora, lavadora, ci siamo giocati la mattina. Il tempo sembra un po' meglio. E dopo andremo all'Aredo il pomeriggio. Appena inizia... Appena usciamo noi inizierà a piovere. Cosa, Anto? Appena usciamo noi inizierà a piovere. Dici? Spero di no. Mi porterò i miei... Come si chiamano quei cosi? I ponci. I ponci. Porterò il ponci, così se piove ci bagniamo solo le gambe. Però devo dire che è bello avere dei vicini diversi tutti i giorni. Tanto non capiamo niente. Prima, stamattina sono andati via gli olandesi che erano qua. Con la roulotte. Adesso sono arrivati questi tedeschi col furgone, con questo furgone,
E si cambia così, sempre nuovi vicini. Intanto non li capiamo. Il risotto. Allora, dici un po' come l'hai fatto il risotto. Ho fatto il risotto. Dove vai? E l'ho mantecato, l'ho mantecato con il formaggio. Quello piccante, quello no, fortino, no, lì come si chiama? Con il formaggio. Quello che sembra tipo il Zola? Sì. Ah, buono. Vediamo com'è venuto. Ah, è pronto, guarda. Sì, aspettavo te. E sta pronto il nostro risottino. Tac. Bravo, Micetto. Buon appetito. Buon appetito. Dai che forse riusciamo ad andare a fare un giretto dopo. Sì, dai. Forse. Oh. Dai, chef, dici il tuo parere del risotto. Buono. A me sembra buono. Buono. Bravo. Grazie. Sempre bravo. Ti darò i risotti. La stella Michelin. Sì, sì. Antonellina, da brava moglie, è andata al supermercato a comprarmi il prosciutto. L'ha consigliato? Ha consigliato quello lì, ha detto che lo fanno loro, è buonissimo. Ok, proviamolo. Com'è che si chiama? Cosa c'è scritto? Paleta Bodega Reserva. Costa anche poco, Anto. Proviamo. Sì, non è male, un po' salatino, però. Come tutti i salmon qua, il salmon però qua. Non è male, dai. Tutti si può qua. Mangiare, tutti si qua. Può mangiare, sì. Sì. Poi costa anche poco. All'alba delle 2:30 riusciamo ad andare. Buon tanto. Sì, sì. Mettiti il caschetto per il testone. Sì, sì. Anche perché se cadi si rompe l'asfalto, il testone no. Allora, siamo arrivati al primo colpo in centro praticamente. C'è la Puebla Vieja che dovrebbe essere qua intorno. Adesso andiamo a vedere. Ci sono anche i matti, Anto, hai visto quello là? Qua entriamo nel Pueblo Viejo o Puebla Vieja. C'è l'imbarazzo della scelta, andiamo di qua o andiamo di qua? Questo è il dilemma. Andiamo di qua, per ora. Mi viene quasi fame, va, mejillones. C'è un po' di todo. Todo para levar. Qui c'è un negozietto che vende un po' di todo. Caratteristici proprio. Tapas, ah, tapas, guarda. Bottega il Geco. Vende. Se vende, ragazzi, se volete venire qua. La Atalaya, ruta 1. Andiamo a vedere. C'è una chiesa, Anto. Andiamo a vedere che cos'è. Il nostro equipaggio è ingordo, vuol vedere posti. Non abbiamo capito se sta stradina arriva alla chiesa. Andiamo su lo stesso, Micio, dai, fino lì. Allora, ragazzi, probabilmente, magari sì, magari no, ti porta in un bel posto, ma io quella scalinata non la faccio. Non ci penso neanche. Guarda, si vede il porto. E la plaza. Cioè, ragazzi, cioè in campeggio fa freddo. Qua sto schiattando di caldo e oltretutto ho tenuto i pantaloni lunghi perché ho detto vabbè in moto, poi non fa caldo, ma c'è una differenza di temperatura dal paese a fuori là, forse perché c'è vicino quel fiume che è micidiale. Lì c'è scritto Puerta del Mereniglio, hai Puerta Oeste, Oste, forse questa è l'entrata per la chiesa, vediamo, sì mi sa che è quanto, già. Eccola qua. Mira. Ha detto Anto che c'è in questo cimitero c'è una musica.
sentite? Dai, infiliamoci in questi vicoletti qua. Vediamo dove ci portano. Las Huertas del Laredo. Siamo a 5 minuti. Sì, è vicino il porto. Hai trovato, Anto? Il porto? Andiamo. Oh ragazzi, siamo sul mare, già è cambiato il clima rispetto al paese. Ragazzi, guardate la playa dalla parte opposta di dove eravamo ieri. Noi siamo là in fondo, in fondo. Noi siamo là in fondo, noi siamo giù dritti dietro la gigantesca, ragazzi. Oggi sono felice, sono riuscito a fare la mia dronatina qua sulla playa. C'erano i gabbiani che gridavano incazzati, meno male che non mi hanno tirato giù il drone. I gabbiani sono il pericolo numero uno. Andiamo a recuperare la tonnellina. Ho preso tutto? Sì. Ok. Eccola là sulla panchina. Arrivo, piccolo. Anto, ma tu dovevi fare il guardiano dai gabbi dei gabbiani? Ma urlavano perché c'ero io in cielo? Non lo so. Adesso non urlano più, sentivo un casino. Mi sentite? Sì, infatti ti ho urlato. Guardate che carino questo murale della Gioconda. Forte. Ok, Antonellina, siamo pronti a partire? Sì. Allora, buongiorno a tutti, raga. Ci spostiamo, forse andiamo a Santander, giusto? Sì. Andiamo a vedere Santander. Facciamo il solito carico e scarico, tanto l'Antonella fa i mestieri di casa, esatto. Sembra che fa tutto a lei, ma guardate che ho messo tutto a posto io, tutti i vestiti, giacche, giacchini, certo. È tutto un casino, lei prende e butta nell'armadio, non è che li piega, vero? Certo. Meno male che lo ammette. È vero. Dai, finiamo di prepararci. Si parte! Lasciamo questo bel campeggino qua. Mettiamo la Donatella. E vamos! Sentiamo i nostri amici, ci hanno mandato un messaggio che stanno aspettando sti camper. E la targa ce l'hanno. Oh, è arrivata la targa. Tutti in arrivo, secondo me ce l'hanno comunque.
stiamo per entrare a Sant'Andrea.